La prima delle tracce è dedicata all'8 settembre del 43 e io parto dalla polarizzazione intorno all'interpretazione su questa data che la storiografia ha elaborato, individuando da un lato una storiografia che ha parlato di morte della patria, dall'altro una storiografia che ha individuato invece nell'8 settembre 43 una data di allargamento del campo del possibile, di opportunità per la ricostruzione, la rifondazione dello Stato. Se però noi cerchiamo di calarci nell'ottica di chi l'8 settembre 43 è stato chiamato a scegliere, possiamo sicuramente ascrivere il filone della prima interpretazione storiografica a quei soggetti che in qualche modo l'8 settembre 43 hanno guardato indietro, quindi si sono mantenuti fedeli al giuramento Mussolini, hanno voluto continuare la guerra con i tedeschi. Sull'altro versante invece coloro che guardavano in avanti e quindi hanno scelto non nelle ore immediatamente successive, ma nelle settimane, nei mesi successivi, la resistenza. Queste due polarizzazioni però non spiegano certamente, non servono a completare il quadro di analisi dell'8 settembre, perché sono sicuramente due posizioni minoritarie. In mezzo ci sono diverse esperienze, ci sono le esperienze diverse a livello territoriale. L'8 settembre del nord non è uguale all'8 settembre del sud, ci sono differenze diciamo a livello di popolazione civile, di destini individuali. Noi per il tema abbiamo scelto però un taglio, un'ottica che è quella della categoria diciamo più direttamente coinvolta da quello che capita dopo il fatidico proclama annuncio di Badoglio delle 19:42 dagli studi dell'EIR, cioè i militari, i quali sono le prime vittime, possiamo dire, del collasso istituzionale, del vuoto che si crea dopo questo annuncio. 8 settembre peraltro che significa armistizio, non significa fine della guerra come era nelle aspettative generali, ma questa equazione che sembrerebbe normale, no? Che con l'armistizio e una resa senza condizioni, qual è stata appunto quella dell'8 settembre, debba finire la guerra, ma sappiamo che appunto non è così. E in mezzo, nelle ore immediatamente successive, nei giorni immediatamente successivi, i militari italiani subiscono arresti, subiscono il disarmo e la deportazione. La traccia non prende in considerazione episodi come quello di Cefalonia, quindi diciamo restringe il campo all'esperienza di quanti, come diceva prima Maida, sono stati poi internati nei campi, nei lager tedeschi e fanno parte di quella categoria degli internati militari italiani che è una categoria giuridicamente insussistente, siamo a un assurdo pirandelliano, no? Nel senso che questi soldati, che pure sono prigionieri, però non lo sono secondo quelle che sono le norme del diritto, la Convenzione di Ginevra del 1929. Non lo sono perché in parte appartengono, hanno la stessa nazionalità di quanti fedeli alla RSI, la RSI stessa, continuano a combattere con i tedeschi. Sono almeno 800.000, adesso sui numeri naturalmente andiamo sempre a spanne, però almeno 800.000 soldati che sono posti di fronte a un'alternativa che è quella di scegliere se aderire alla guerra della RSI e naturalmente dei nazisti, o se invece mantenere questo status di incertezza che tra l'altro significa non avere garanzie sul vitto, non avere garanzie di assistenza medica, non avere garanzie neanche sulla quotidianità, sul vissuto quotidiano, perché possono essere impiegati in qualsiasi attività, mentre invece ai prigionieri di guerra, diciamo quelli secondo le convenzioni di Ginevra, era garantito il fatto di non poter essere utilizzati ad esempio per attività inerenti all'attività bellica stessa. In più, aggiungo, i prigionieri di guerra riconosciuti come tali godono di un
diciamo, diritto pragmatico, che è quello della reciprocità. È chiaro che a ciascuno interessa che i propri prigionieri vengano trattati bene dal nemico, e quindi, diciamo, la prima regola è quella di trattare bene i prigionieri di cui sono detentori. Quindi internati militari italiani costituiscono direi la prima categoria importante che fa parte di questa traccia del tema. 800.000, dicevo, tre quarti almeno, 600.000, rifiutano l'adesione e mantengono il loro status, la loro condizione non giuridica, sottolineo ancora. Mentre 200.000, attraverso appunto l'adesione, vengono rieducati militarmente, riesercitati e ritornano in patria. Non è detto che tutti poi questa scelta l'abbiano fatta davvero per convinzione ideologica. In realtà molti, una volta rientrati in Italia, poi o si danno alla macchia o entrano a far parte addirittura della resistenza. Ma questo è altro discorso, perché quello che interessa è sottolineare come questa massa, 600.000 dicevo almeno, costituisca un problema politico e militare nello stesso tempo per Mussolini, per il fascismo e naturalmente per i loro alleati. Perché? Un problema dal punto di vista propagandistico innanzitutto, no? Perché comunque filtravano a casa le notizie circa le condizioni, diciamo che perlomeno per la truppa erano piuttosto disagiate: fame, freddo, umiliazioni, privazioni della libertà naturalmente in tutti i sensi, ma un problema anche militare, perché se noi pensiamo appunto a questa massa di 600.000 almeno che diciamo rifiuta di continuare la guerra con i nazisti, significa comunque che quel fronte ha un potenziale bellico che gli viene sottratto. Quindi si parlerà poi, si recupererà, diciamo, la scelta di questi internati militari di non aderire alla guerra nazifascista come una forma di resistenza. E questo sarà appunto un altro tema interessante, cioè quello di capire attraverso le testimonianze degli internati anche fino a che punto questa scelta fosse consapevolmente indirizzata da un punto di vista ideologico, cioè intervengono comunque sicuramente molti fattori che non abbiamo il tempo di indagare più a fondo. Perché passiamo a un'altra categoria importante all'interno, diciamo, di questo tracciato storico che il tema vi propone, che sono invece una categoria di cui si è parlato poco sul piano storiografico, cioè i prigionieri italiani nelle mani degli alleati, almeno 600.000 complessivamente, anche qui andiamo sempre a spanne, che si trovano in una situazione del tutto particolare, catturati prima dell'8 settembre evidentemente, si trovano improvvisamente ad essere diciamo ancora prigionieri, perché il loro status non verrà cambiato fino alla fine della guerra, ma prigionieri di quelli che, diciamo, sono alleati in qualche modo. Si parla di co-belligeranza a un certo punto per il Regno d'Italia, sono prigionieri dei propri alleati, una situazione anche qui molto anomala dal punto di vista, diciamo, in questo caso pratico, perché dal punto di vista delle condizioni giuridiche non dobbiamo mai dimenticare che, essendo stato l'armistizio dell'8 settembre una resa senza condizioni, non si è evidentemente trattato per modificare le condizioni di questi prigionieri. C'è da dire che il loro mancato passaggio ufficiale, perlomeno, dalla parte degli alleati, cioè il loro mantenimento come status appunto di prigionieri, è determinato da fattori vuoi di convenienza, perché comunque questi prestavano mano d'opera per diciamo i propri detentori, vuoi dal fatto che dopo la co-belligeranza, comunque esulando da quelle che erano le disposizioni della Convenzione di Ginevra, in qualche modo su base volontaria avevano potuto cooperare alle azioni, cioè diciamo all'azione di costruzione bellica, quindi in qualche modo
diciamo, quello che era stabilito per i prigionieri di guerra che non potevano partecipare ad attività connesse con la guerra, per questi prigionieri viene aggirato attraverso appunto questa proposta della cooperazione. Sta di fatto però che è chiaro che anche per loro vale una considerazione dal punto di vista psicologico abbastanza, diciamo, da approfondire, da articolare, perché appunto la lontananza dalla patria, dalla famiglia, l'idea comunque di essere in condizioni di privazione di libertà, non solo l'idea ma anche una condizione fattuale, diciamo che da un punto di vista storico, anche umano, è una condizione abbastanza problematica. In più si aggiunge per loro un rimpatrio molto lento, infatti alcuni rientreranno in Italia nel 1947, e questo è un altro tema dal punto di vista storico piuttosto interessante, perché noi vediamo negli anni immediatamente, nei mesi immediatamente successivi alla conclusione della guerra, una serie di rientri che però è abbastanza progressiva e scaglionata nel tempo, non è immediata. Questo anche perché, considerando quanto era successo alla fine della Prima Guerra Mondiale, fenomeno del reducismo che aveva indubbiamente contrassegnato pesantemente il quadro politico, ecco, una cautela presa dal punto di vista, diciamo, politico è proprio quella di evitare che ritorni in Italia l'insieme di appunto ex soldati o in generale di deportati che costituirebbero probabilmente motivo di disordine. Certo, se noi spostiamo l'ottica dal punto di vista di questi reduci, cambiano un po' le cose e cambia anche diciamo la prospettiva, perché appunto noi conosciamo bene quali sono state le vicissitudini nel rientro e nella reintegrazione socioculturale dei deportati, conosciamo le difficoltà che ebbe Primo Levi a farsi così riconoscere editorialmente la propria opera. Conosciamo un po' meno forse una difficoltà che ebbe uno dei più illustri internati militari, Alessandro Natta, che ricorderete come segretario del Partito Comunista dopo Enrico Berlinguer. Natta fu un internato militare, la sua opera, L'altra resistenza, che fu pubblicata poi da Einaudi, fu proposta agli editori riuniti, la casa editrice di riferimento del Partito Comunista, che ne rifiutò la pubblicazione. Perché? Perché questi reduci, internati militari o i prigionieri o altri soggetti, diciamo, che non avevano vissuto l'epica della resistenza, non avevano un finale con riscatto sul piano pratico. Diciamo che la loro individualità, la loro esistenza aveva avuto comunque la riacquisizione della libertà, ma senza quello scatto, quel riscatto che almeno all'epoca sembrava diciamo proiettare in una dimensione epica chi aveva fatto ad esempio la resistenza. Ma accanto a queste categorie che ho riassunto molto brevemente, ne citiamo un'altra nell'ambito della traccia, è quella invece dei prigionieri alleati che erano nelle mani degli italiani nei campi fascisti, catturati soprattutto nel fronte africano. Erano in modo particolare inglesi, australiani, neozelandesi, distribuiti appunto nei vari campi. Si calcola che fossero complessivamente all'8 settembre circa 80.000, di cui almeno 4.000 in Piemonte, distribuiti in campi che si trovavano nel Cuneese, nel Torinese, nell'Alessandrino. Ad Alessandria c'era la fortezza di Gavi ed era l'unico campo veramente detentivo dove c'erano i prigionieri alleati, diciamo, più ribelli. E poi c'erano i campi della pianura risicola, novarese e vercellese. All'interno di questi campi, questi prigionieri alleati venivano utilizzati per mansioni agricole. Diciamo che i campi erano organizzati in modo distaccato, c'era un'amministrazione centrale
e vari campi nelle tenute agricole, per cui c'erano dei piccoli nuclei, qua e là nel Vercellese se ne contano almeno una trentina, uno di questi era la famosa Cascina Veneria, quella di Riso Amaro per intenderci. Ecco, all'8 settembre questi prigionieri si trovano liberi, cioè sono in uno stato straniero di cui non conoscono in gran parte la lingua, la geografia, ma si trovano in una condizione di libertà. Nei loro confronti viene esercitata, da un punto di vista pratico, forse la prima vera e propria azione resistenziale, cioè l'organizzazione degli aiuti nei confronti di questi alleati per raggiungere la Svizzera attraverso i valichi alpini o attraverso i laghi del nord Italia. È a cura appunto dei CLN, degli embrioni perlomeno di CLN che si erano nel frattempo costituiti, ma gran parte di questi prigionieri vivono la loro esperienza contando sulla solidarietà delle popolazioni presso cui si trovavano, quindi abbiamo molti anche che passano l'intero periodo della guerra nascosti presso famiglie contadine piemontesi, oppure passano almeno un periodo della loro nuova libertà in attesa appunto di poter raggiungere la Svizzera. Alcuni però fanno anche la scelta di entrare nelle file partigiane. Nella realtà che conosco meglio, appunto a provincia di Vercelli, ci sono almeno 13 caduti in combattimenti partigiani o in azioni di rastrellamento. Quindi c'è anche un tributo, possiamo dire, alla causa partigiana da parte di alcuni di questi. Una categoria che anche in questo caso, ed è un tratto comune con le altre categorie di prigionieri, ha raccontato piuttosto tardivamente la propria esperienza e soprattutto l'ha limitata alla fase della libertà, della riacquisizione della libertà. Ci sono sicuramente pagine interessanti e molte sono anche sul web ultimamente che descrivono questi attraversamenti di passi alpini in alta quota. Ci sono anche episodi terribili come appunto quello del passo della Galizia, dove ci sono 41 caduti, prigionieri alleati e alcuni slavi che attraversando nel novembre del 44 in condizioni climatiche avverse, mal accompagnati in questo caso, finiscono per perdere quasi tutti la vita, ci sono solo 3 superstiti e 41 morti. Quindi un'altra categoria, diciamo, che ha lasciato delle testimonianze più sulla fase, diciamo, di conquista della libertà rispetto a quella della prigionia, ma anche le pagine della prigionia sicuramente possono essere ricostruite e riescono a completare, direi, un quadro umanamente, storicamente piuttosto ricco. Questo era, diciamo, senza trascurare naturalmente altre categorie di prigionieri su cui sappiamo un po' meno, tipo i prigionieri italiani nelle mani dei russi, che sono soprattutto diciamo catturati dopo la ritirata di Russia con altissimi tassi di mortalità nei loro lager, nei lager sovietici, si parla di più del 50%, ma questo molti mesi prima dell'8 settembre. Dopodiché anche per loro si apre una pagina di lavoro forzato, ma anche di rieducazione ideologica, perché appunto il regime staliniano fa di alcuni di essi anche degli amici che poi saranno anche sospettati di essere degli informatori. Questo è il quadro relativamente alla prima traccia.